Mister, voleva più concretezza, la settimana scorsa finalmente si è vista. Sì, dai, sono stati bravi ragazzi, ma più che bravi a concretizzare alla prima occasione del primo tempo, sono stati particolarmente bravi nel gestire momenti di difficoltà nella prima frazione, nella prima parte di gara, quando per grandi meriti del Südtirol ci facevano correre a vuoto. Non riuscivamo mai a metterle in difficoltà con la nostra pressione dei giocatori che si posizionano da centrocampo in su, riuscivano a metterci in difficoltà allargando il gioco sugli esterni dove non arrivavamo con i tempi giusti. È stato un cane a mordersi la coda, però i ragazzi sono stati veramente bravi a tener botta nelle difficoltà iniziali. L'essere riuscito a sbloccare il risultato alla prima occasione utile, per fortuna la prima volta che succede in stagione, questo ci ha aiutato, ci ha fatto acquistare delle certezze. Nel secondo tempo abbiamo sofferto molto meno, lì siamo stati meno capaci di capitalizzare le occasioni, perché ne abbiamo avute due in precedenza prima di raggiungere il raddoppio con Stefano, che poi dopo di partita ne era rimasta talmente poca di spezzone che a quel punto sembrava già che fossimo riusciti a portarla in porto. Domani non saranno a disposizione Bizzotto e Rossi, però come sempre dice chi va in campo, non importa che nome abbia, insomma, l'importante è che faccia vedere quello che fa vedere abitualmente in allenamento. Ma sì, questa è una verità, le forze delle squadre, dei gruppi importanti sono proprio quelle di non far sentire mai più di tanto le assenze di quelli che magari fino a quel momento erano stati utilizzati un pochettino di più. Al posto di Bizzotto giocherà Martinelli, che fa dormire sonni tranquilli a tutti. Al posto di Rossi giocherà Costa, che deve solo esclusivamente far vedere quello che la crescita che sta avendo anche durante la settimana negli allenamenti. Noi siamo tutti fiduciosi che io sono sicuro che daranno appieno il loro contributo a quello che è l'obiettivo di tutto il gruppo, che è tornare da Cuneo con un risultato positivo.